I nostri galli giungono alla magnifica arena di Lutezia, alla periferia della città. Ciao a tutti, sono Gabri Costa e in questo gioco Asterix e Obelix Slap Them All 2 dobbiamo entrare nell'arena di Lutezia. Ecco l'arena, dobbiamo incontrare a cappella. Spero che canti meglio di Assurance Taurix. Sta entrando nell'arena, faccio fatica a seguirla con tutta quella gente. La folla ci sta trascinando, allontanandoci così da cappella. Sentite cosa ci dice il commentatore. Il commentatore commenta i combattimenti. Qui c'è da affrontare un sacco di nemici in questa arena. Noi li eliminiamo tutti. Prima di tutto dobbiamo battere i romani, visto che siamo qui in questa arena. Non so quanti ce ne sono. Però nell'arena, quando distruggete i barili, troverete anche dei cibi da mangiare. Ricordatevelo, i cibi sono importanti nei videogiochi, vi fanno recuperare salute se avete subito danni da un nemico. Non perdiamo tempo con queste scene e andiamo avanti, proseguiamo. Arrivano anche i pirati in questa arena. Li abbiamo incontrati nel livello precedente quando avevamo sconfitto il loro capo Barbarossa. Ma c'è anche una brutta sorpresa. Ritornano i leoni. Ricordatevi che questi leoni li avevamo sconfitti nel gioco precedente. È vero, me lo ricordo benissimo. Bisogna picchiare anche i leoni. Arrivano anche i briganti. Insomma, affrontiamo tutti in questa arena. Ma il problema è che non finisce mai. Ci sono troppi nemici da sconfiggere in questa arena. Ce ne sono tanti e non finiscono mai. Arrivano anche i gladiatori con i loro tridenti. E poi voglio vedere cosa succede una volta sconfitti tutti in questa arena. Il video sta durando tanto però. Dura parecchio la recensione. Non pensavo di farla così lunga. I romani da lontano tirano le lance. I gladiatori cambiano colore la pelle. Bene, questo combattimento è finito finalmente. Siamo sopravvissuti. Come abbiamo fatto non si sa. Ora io vi saluto, iscrivetevi al canale e mettete un mi piace. Ricordatevi che il mio combattimento nell'arena è stato un trionfo.